macchina che ti raccoglie. 3 anni, doppio chilometro, ancora un po' inesperti, non corre Regal Night, quindi c'è al via. Vanno a prendere posto, prima fila bene in rete, i due numeri più bassi che ci arrivano con cautela. Con prudenza Rodney Lewis, che poi galoppa. Galoppa anche il 5 di Rea Bank, lungo la corda, è molto veloce il Roma degli Ulivi, con allargo Real Chip e Re Ferdinando. Poi è partito bene il 12 di Re Canati Lod. E sulla prima curva Roma degli Ulivi, poi Real Chip che rimane di fuori per l'inserimento del 12 Re Canati. Real Chip va a proporsi in avanti, ma Roma sembra voler correre in avanti, almeno al momento. Lascia Real Chip a largo. Roma degli Ulivi dopo 400 in 31, Real Chip costretto a percorso esterno. Partito bene dalla seconda fila il 14 di Renetta, mentre a largo c'è anche Re Ferdinando in seconda pariglia, terza pariglia per Ruscello Spin. Si va ad affrontare la seconda curva, i 600 di gara in 46 e 4, andatura anche abbastanza svelta. Roma che ha giocato, decide solo di giocarsene in avanti sul Real Chip che accompagna. Seconda pariglia è messo bene Re Ferdinando, in terza Ruscello Spin addirittura accenna a venir via dopo 800 in 1 e 4, e Ruscello trova l'anticipo di Re Ferdinando. Re Ferdinando che si affaccia sul Real Chip, i due che vanno ad incalzare Roma in corda Re Canati. Versiglia dopo 1 chilometro in 18, comunque con secca accelerazione. Mosso anche Renetta, Ruscello che è in terza dietro Re Ferdinando, che si prodiga ai fianchi di Real Chip. Così sulla penultima curva Roma degli Ulivi, Re Canati, Real Chip, Re Ferdinando, Ruscello a largo Renetta. Accelera Roma degli Ulivi su Re Canati, Real Chip e Re Ferdinando, così a metà della retta opposta. Poi Ruscello che si propone nuovamente deciso a largo. 600 alla fine, la mossa convinta di Ruscello Spin che si beve il gruppo e va a portarsi sul battistrada. Ruscello che è molto incisivo, attacca Roma degli Ulivi e la sta sopravanzando, sono tutti stesi davanti con Ruscello al miglio in 2.5 che è passato su Roma degli Ulivi, arriva il 10 di Rant Winner, così come il 13 di Rotoco in Runco, ed è proprio Rotoco molto incisivo. Rotoco che va all'appoggio sui due al suo interno, si va all'ingresso addirittura, galoppa Rant Winner, e allora Rotoco si presenta facile su Ruscello Spin. Rotoco che nel finale passa con facilità e si allontana. Rotoco in Runco, Ruscello Spin per il terzo, il numero 14 di Renetta. 13, 11, 14, 2, 35 per chi vince Mario Minopoli con il debuttante. 1.17.3 l'ufficiale, il Turbo Sud del team Minopoli, proprietà e allenamento. Mario Minopoli all'attesa, li pizzica tutti su un validissimo Ruscello Spin che ha stracorso con una bella parte di gara in terza ruota. E per il terzo posto il 14 di Renetta, ritornata bene nel finale a precedere gli altri. Corso bene anche Rodney Lewis dopo rottura.